Direi di iniziare. Allora, innanzitutto, buongiorno, benvenuti a tutti quanti. Io condivido brevemente con voi lo schermo in modo da vedere insieme una presentazione. Ok, eccoci. Ah, mi presento, io sono Elena, lavoro nel team HCM di Tech Edge, in cui ci occupiamo di ricerca e selezione del personale, ma anche poi di tutto ciò che concerne la formazione e i percorsi di crescita professionale delle nostre persone. Insieme a me c'è il collega Arjun, Senior Consultant della Practice Corporate Performance Management, che a brevissimo avrete modo di conoscere. Io vi rubo una decina di minuti per parlarvi innanzitutto della nostra realtà di Tech Edge, quindi raccontarvi chi siamo e di che cosa ci occupiamo. Tech Edge è una società di consulenza informatica, siamo nati nel 2004 come startup quando eravamo all'incirca una sessantina di persone. Oggi siamo una multinazionale, contiamo più di 2.000 persone e abbiamo più di 20 uffici sparsi nel mondo. Copriamo ad oggi tre macro aree: la regione EMEA, la regione Iberia e LATAM e il Nord America. E cresciamo con un tasso del 25% all'anno e più del 45% del nostro fatturato è proprio qui in Italia. Operiamo su 12 settori verticali, quindi si ha la possibilità di lavorare per clienti di ambiti e settori differenti e quindi conoscere e approfondire anche processi diversi tra loro. Come vi dicevo, Tech Edge è nata come una startup e questo è lo spirito che ci contraddistingue. Siamo un'organizzazione molto fluida, priva di gerarchie, in cui ciascuno di noi ha la possibilità di contribuire in prima persona alla crescita dell'azienda. Qui potete vedere tutti i paesi in cui ad oggi Tech Edge presenta una sede e a Milano si trova il nostro headquarter. Quindi è qui che vengono prese le decisioni strategiche, quelle più importanti per tutto il gruppo. E questo chiaramente ci differenzia dalle altre grosse società di consulenza proprio perché non subiamo l'influenza dall'estero. Focalizzandoci proprio sull'Italia, qui potete vedere tutti gli uffici presenti ad oggi in Italia. Chi sono i Managing Director? Per quanto riguarda la Industry abbiamo Roberto Candido, mentre per quanto riguarda la Delivery abbiamo Marco Scotti. Quali sono i valori e gli ideali che ci contraddistinguono? Innanzitutto il valore della meritocrazia, perché siamo convinti che non serve essere valutati sulle ore passate in ufficio o davanti al PC, bensì proprio sugli obiettivi e risultati raggiunti e conseguiti nel tempo. In secondo luogo, il valore della condivisione, perché crediamo che solo cooperando, condividendo idee e opinioni, si possano raggiungere risultati migliori. E infine, il valore della flessibilità. Diamo un clima interno molto flessibile e cerchiamo di garantire un ottimo balance tra vita privata e vita lavorativa. Qui una panoramica del nostro percorso di crescita. Come vi anticipavo poco fa, Tech Edge è nata in Italia come startup, eravamo appunto all'incirca una sessantina di persone. Abbiamo iniziato a lavorare principalmente su aspetti tecnici, per poi, una volta superati gli anni della crisi, iniziare anche la nostra espansione all'estero e iniziare proprio a interfacciarci non più solo con l'IT delle aziende nostre clienti, bensì anche con la parte di business. Abbiamo poi continuato ad espanderci anche all'estero, seguendo i nostri clienti che appunto ci chiedevano supporto in diverse attività e progetti anche all'estero, fino ad arrivare nel 2017, quando abbiamo iniziato il nostro cammino verso la digitalizzazione, che ci ha portato ad oggi ad essere in più di 2.000
e ad avere l'obiettivo di raggiungere entro il 2023 le 2500 persone. Qui qualche numero su come è cresciuto il gruppo negli ultimi anni. Come potete vedere, abbiamo assunto 200 persone nel 2017, 350 nel 2018, 310 nel 2019 e 200 persone nel 2020, nonostante, insomma, le difficoltà, che la pandemia ci ha messo davanti. Quali sono i percorsi di crescita professionale in Tech Edge? Noi internamente abbiamo 6 livelli di consultant, 4 di professional e 3 di manager, mentre la carriera di partner è una carriera a sé stante che non è contemplata nel percorso di crescita che va dal consultant al manager. Nel momento in cui si entra a far parte di Tech Edge per i profili più junior, il ruolo assegnato è proprio quello di junior consultant. Ma annualmente c'è un momento di valutazione formale che, se positivo, appunto vi permette di fare uno scatto in più, quindi un passaggio a un ruolo più elevato, e quindi all'incirca in poco meno di una decina di anni si ha la possibilità di passare dal livello di consultant a un ruolo manageriale. Nel momento in cui si entra a far parte di Tech Edge, l'inserimento avviene fin da subito con contratto a tempo indeterminato e le nostre persone sono inserite all'interno delle nostre practice, che sono appunto delle business unit che fanno capo a quelli che sono i temi chiave all'interno delle aziende nostre clienti. Possiamo appunto suddividere le nostre practice in 3 aree. Abbiamo practice più tecniche, in cui ci si occupa proprio di aspetti legati alla programmazione e allo sviluppo. Practice più funzionali, in cui ci si occupa di aspetti appunto funzionali legati ai processi. E infine una sola practice in cui ci si occupa di servizi, quindi attività di manutenzione e piccole medie evolutive su progetti che sono stati implementati da noi o da altra azienda e su cui nel tempo si sono rese necessarie modifiche piuttosto che aggiornamenti o semplicemente la risoluzione di problematiche. Accanto alle nostre practice si colloca appunto la industry. La industry si occupa della parte commerciale e di vendita dei progetti, nonché proprio di curare e ampliare le relazioni con le aziende nostre clienti. Qui potete vedere tutti i settori in cui opera e, come potete vedere, si spazia molto nei diversi ambiti. Vediamo ora qualche progetto che Tech Edge ha seguito negli anni. Innanzitutto abbiamo seguito il progetto Enjoy, per cui ci siamo occupati della realizzazione dell'app e della dashboard e tuttora ad oggi ci occupiamo della manutenzione dell'app stessa. Abbiamo poi seguito il progetto AnyPay utilizzando tecnologie cloud, e abbiamo appunto permesso ai consumatori di pagare il loro rifornimento utilizzando semplicemente un QR code. Ancora per lo Stadio San Francisco abbiamo realizzato un'app volta proprio a migliorare la customer experience dei tifosi, quindi per permettere loro, per esempio, di vedere quale fosse il parcheggio più libero in quel determinato momento, quale fosse l'ingresso più vicino rispetto alla loro postazione e via dicendo. Infine, un ultimo progetto seguito dai colleghi tedeschi è quello per l'azienda Kaiser, che si occupa proprio della produzione e vendita di compressori. E noi appunto ci siamo occupati dell'installazione di sensori sulle auto, proprio per poter effettuare manutenzione predittiva in ambito proprio di machine learning. Quindi questi sono alcuni dei progetti che abbiamo seguito in questi anni. Io vi lascio con qualche contatto finale, innanzitutto per chi fosse interessato a inviarci il CV. Potete scrivere un'email a it-hcm@techedgegroup.com.
Per chi fosse interessato a visionare il nostro sito o la nostra pagina LinkedIn, abbiamo riportato appunto le indicazioni, quindi per il sito www.techedgegroup.com, mentre la nostra pagina LinkedIn è sufficiente cercare Techedge Group. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al collega. Ciao a tutti, grazie Elena. A te. Allora, condivido anch'io il mio schermo. Vado in presentazione. Sono Arjan, come diceva Elena, sono un senior consultant nella practice di CPM oppure PM, Corporate Performance Management ed Enterprise Performance Management. Faccio una breve introduzione. Come potete immaginare, ho genitori stranieri, ma sono nato e cresciuto qui a Roma. Ma il mio percorso mi ha portato a studiare all'estero e ho studiato matematica alla triennale e in Inghilterra. Poi sono andato in Danimarca per la specialistica in management e imprenditorialità sociale. Dopodiché sono tornato in Italia e sono più o meno 5 anni che lavoro nella consulenza. Ho fatto 2 anni di apprendistato in una delle Big Four e poi sono passato in TechEdge più o meno 2 anni e mezzo fa. Oggi faremo un'introduzione all'EPM, quindi partiremo con una definizione e poi vedremo 3 progetti che ho seguito in questi 2 anni e mezzo. Allora, qui ho preso la definizione di Gartner sull'Enterprise Performance Management, che è il processo di monitoraggio delle aziende per la propria performance, che ha l'obiettivo di migliorare la performance dell'azienda. Come si fa questo? Si fa con un sistema EPM integrato, che prende i dati da varie sorgenti aziendali, questi possono essere anche questi sistemi, ma come poi vedremo, spesso e volentieri sono persino file perché le aziende non sono ancora, diciamo, completamente digitali e può lavorare sia nella parte finance, ma in vari altri ambiti e dipartimenti dell'azienda. Qui a destra vediamo, nel grafico, vediamo un processo di Enterprise Performance Management. E partiamo dall'altro con il Strategic Modeling, ovvero c'è la parte di scelte strategiche per il business e di conseguenza con queste scelte strategiche c'è il disegno del modello di business e di controllo o analisi dello stesso. Una volta fatta questa definizione, scelte le strategie, c'è la parte di pianificazione. Questa spesso e volentieri è una pianificazione anche quinquennale, e prevede anche delle revisioni durante l'anno, con l'andamento del consuntivo, che è proprio il punto seguente. Il consolidation and closing, arancione in basso, è la parte del consuntivo, quindi raccogliere tutte le informazioni e tutti i dati su quello che è realmente accaduto durante l'anno, mese per mese normalmente. Una volta che tutte queste informazioni, che come dicevo spesso e volentieri vengono da varie sorgenti, vengono raccolte, messe insieme e sistemate, si passa al reporting, quindi la parte di comunicazione che può essere sia interna a un'azienda che esterna, così come ad azionisti e quant'altro. Internamente invece può essere utile sia per informare gli impiegati di come sta andando, che per il top management, per poi passare al passo successivo, che è quello di analizzare le performance. Quindi in questo punto il management può anche confrontare i dati di consuntivo, ciò che è effettivamente successo con quanto pianificato per quello stesso lasso temporale, oppure un'altra cosa molto utile è confrontarlo con l'anno precedente, quindi vedere se c'è stato un miglioramento o meno. Da questa analisi poi si può
fare ovviamente qualche aggiustamento strategico, si possono fare scelte per il futuro e quindi ricontinua, diciamo, questo processo continuo di gestione dell'azienda per indirizzare sempre l'azienda nella direzione corretta. Come potete vedere al centro ci sono degli esempi di dipartimenti che possono utilizzare un processo, un sistema IPM. Viene prevalentemente utilizzata dai CFO, quindi diciamo la sezione finance dell'azienda, ma come potete vedere ci sono anche altri esempi dall'IT al marketing oppure all'HR stesso che può per esempio gestire il personale, oppure come vedremo dopo in uno dei progetti, quello attuale che sto seguendo, può anche essere utilizzato per la gestione degli acquisti di un'azienda. Noi come consulenti della Practice PM, quindi che seguiamo consulenti, seguiamo questi processi, veniamo chiamati per analizzare i sistemi già esistenti oppure i processi già esistenti, in azienda, per poi disegnare insieme all'azienda il modello di controllo, quello che funziona al meglio per l'industry, quindi il business dell'azienda, e ottimizzare i loro processi. Una volta fatto questo, poi sviluppiamo e implementiamo quanto disegnato per dare questo sistema IPM all'azienda per poter eseguire questo processo. Qui ho un po' i numeri della nostra practice. Non ho gli ultimi dati aggiornati, ma come potete vedere, eravamo 370 persone e siamo tuttora in crescita. Anche in quest'ultimo anno con il Covid abbiamo assunto 9 persone. Prevalentemente, come diceva Elena, siamo presenti in Italia, ma c'è questa espansione negli altri paesi. A destra invece vedete le industrie che seguiamo. Siamo presenti in tutte le industrie, quindi seguiamo tutti i vari business, e quindi vediamo i processi diversi e modelli di controllo diversi. Scusate. Invece in basso a destra vedete le partnership. Queste sono solo alcune partnership che abbiamo con varie aziende. Personalmente ho sempre lavorato con sistemi della SAP. Quella che vedete in alto a destra, blu in alto a destra, ma abbiamo anche gruppi su Oracle, dei colleghi hanno imparato a utilizzare Bird, che è un nuovo tool che stiamo vedendo. Tableau l'avrete sicuramente visto in quest'ultimo anno, tutti i dati sul Covid del Corriere della Sera, per esempio, utilizzava Tableau per fare dashboarding e reporting, quindi utilizziamo varie tecnologie diverse per i nostri clienti. Spostandoci invece a sinistra, vediamo i mercati nei quali siamo presenti, quindi l'Europa, il Nord America e il Sud America, con una prevalenza in Italia, ma questo sta cambiando e stanno aumentando progetti internazionali. Ho anche dei colleghi che hanno lavorato per progetti internazionali. Qui ho riportato per industry alcuni dei nostri clienti e oggi andremo a vedere due progetti nell'ambito retail per un cliente e un altro progetto invece nell'ambito energy. E qui passiamo direttamente al primo progetto che ho seguito in Tekage quando sono arrivato 2 anni e mezzo fa. Faccio un attimo un passo indietro per raccontarvi come sono arrivato, perché, come vi dicevo, la Practice EPM, diciamo, è globale, c'è in tutto il mondo, ma ovviamente ci sono dei sottogruppi, che sono suddivisi per tecnologia che utilizziamo e area geografica. Quando sono entrato in Tekage, ancora non era presente un gruppo che lavorava sulla tecnologia sulla quale lavoriamo noi, che è Sa della SAP, si chiama SAP BPC, Business Planning and Consolidation. E
Ed è tutto nato quando Tekage ha vinto una gara per un grande progetto nell'ambito defense, che è stata proprio l'opportunità perfetta per Tekage per espandere la practice e creare un gruppo su Roma che lavorasse su SAP-BPC. Infatti all'inizio su questo progetto defense lavoravano i colleghi di Milano e quindi è stato chiamato un mio collega che conoscevo dal mio lavoro precedente per creare questo team. Lui mi ha chiamato e sono stato molto felice di partecipare a questo progetto, questa creazione di questo gruppo. In realtà io non ho lavorato sul progetto difesa, ma in ambito retail. Questo è un cliente che ha portato proprio il nostro collega da quando era in freelance ed è il primo progetto che ho seguito dentro Tekage. Quindi siamo partiti che non c'era proprio un gruppo, è arrivato lui, mi ha chiamato a me, abbiamo assunto anche un'altra ragazza ed eravamo in tre. E questo, diciamo, era la seconda metà del 2018, fine 2018. Il primo progetto che ho seguito quindi era una pianificazione in ambito retail. Qui riporto un po' il processo del progetto che è stato creato, ma in pratica questo progetto era stato suddiviso in due. Una parte era stata assegnata a noi come package, un'altra invece era stata assegnata a un altro fornitore, che era già presente su questa azienda. Quindi diciamo che questo progetto era un po' un test, ed è stato poi il viatico e la scelta per il cliente per scegliere una delle due aziende di consulenza. Quindi diciamo che era proprio una vera e propria gara. Vi racconto un po' il processo che abbiamo disegnato per farvi vedere poi in pratica ciò che abbiamo dovuto fare. Abbiamo in pratica disegnato questo processo e poi l'abbiamo implementando utilizzando il sistema SAP-BPC. E il tutto parte con il dipartimento di marketing che analizza il mercato e le crescite di mercato previsto per l'anno a venire. E in questo modo iniziano a pianificare le vendite per tipologia di prodotto. Quindi decidono su quali prodotti spingere e decidono in questo momento anche quali promozioni fare nell'anno a venire. Hanno vari fornitori, varie analisi di mercato che gli dicono, per esempio, cose come, per esempio, quest'anno ci saranno gli europei di calcio, sappiamo che andranno tantissimo le televisioni, per fare proprio un esempio concreto, e quindi sanno che magari in quest'anno quel settore, quei prodotti venderanno tantissimo. Allo stesso tempo, i vari dipartimenti aziendali pianificano, tutti i propri costi, quindi tutte le cose di cui necessitano. E poi c'è tutta una pianificazione, che vedete qui in basso, della gestione dei negozi, quindi aperture, chiusure, anche addirittura gestiscono anche il fatto di ristrutturare un negozio, quindi quel negozio sanno che per tot mesi non sarà aperto, quindi non avranno entrate per questi negozi e si fa, diciamo, una prima pianificazione. Con queste informazioni il management dell'azienda, infatti lo chiamiamo la parte del top down, quindi calato dall'alto, il management dell'azienda pianifica gli obiettivi aziendali. In questa azienda si guarda sempre all'anno successivo, in altre aziende si fanno anche pianificazioni quinquennali. Comunque il management cala gli obiettivi aziendali per l'anno a venire e crea un margine di secondo livello. E questa cosa lo fanno per settore di prodotto, quindi raggruppano, ci sono vari raggruppamenti dei prodotti, per ogni prodotto decidono con quali margini dovranno finire l'anno successivo. Una volta fatto questo, poi dal settore si passa proprio ai prodotti, quindi raggruppamento dei prodotti, e qui c'è quindi la prima pianificazione. Allo stesso tempo, dal basso, quindi il bottom up, la parte successiva, diciamo, è la parte di pianificazione dal basso, e sono i manager delle varie categorie di prodotto. E anche loro pianificano,
diciamo, ovviamente hanno un'idea di qual è il loro obiettivo e pianificano e rispondono dicendo quali saranno, secondo loro, le prospettive per l'anno e cosa riusciranno a vendere di più o di meno e quindi quali saranno i loro margini. Una volta che viene fatto questo lavoro dall'alto e dal basso, ovviamente c'è qualche differenza che va sistemata e questa è la parte di mix, quindi queste due parti vengono amalgamate per fare la pianificazione e si passa a una pianificazione quindi per prodotto e per canale di vendita, perché ovviamente si può vendere online, si vende effettivamente nel negozio. Ci sono anche altre gestioni come per esempio negozi affiliati, quindi quello è un altro canale di vendita che vedremo, oppure la vendita business to business, quindi ad altre aziende. Una volta fatto questo, c'è un margine ed entrano in gioco i costi dei vari dipartimenti, così come altri costi, ed entra in gioco la parte del controllo e gestione, il dipartimento finance dell'azienda, che sistema prevalentemente i costi, hanno anche altre aziende, quindi diciamo sistemano un po' il tutto, creano tutto il consolidato e fanno girare delle allocazioni che adesso vedremo sui costi per dare un'apertura a questi costi per prodotto, per negozio e per canale di vendita. Tutto questo per arrivare a un conto economico per ogni singolo negozio, quindi ogni singolo negozio della filiale avrà il proprio conto economico per arrivare fino a un EBIT, a Earnings Before Interest and Taxes. E questa è la parte di reporting, l'ultimo step, quindi la creazione di questo reporting multidimensionale che viene utilizzato per fare tutte le analisi e poi i confronti con quanto effettivamente consuntivato. Come vedete in basso c'è una freccia che fa il salto dal secondo step al quinto, perché è stata proprio una richiesta dell'azienda. Volevano poter arrivare a una reportistica a totale anno molto velocemente, senza dover fare tutti gli step. Quindi c'è una possibilità di fare un reporting a totale anno oppure mensilizzato. Mensilizzato, quindi prendendo in considerazione tutti i mesi, quindi magari a Natale sanno che ci sono più vendite dovute a tutti i regali a Natale, oppure sanno che magari un anno, un'estate senza i mondiali o senza gli europei porta a vendere di meno e quindi vengono prese in considerazione tutte queste informazioni. Ora passiamo alle allocazioni dei costi, quindi la parte del quarto step. Qui per farvi solamente degli esempi, ho riportato quattro driver, per l'allocazione dei costi, ovvero per aprire, per esempio, nella prima riga i costi di marketing. Che vengono quindi le spese di marketing dei volantini, così come i banner online. Qui utilizziamo un'allocazione su un mix tra le vendite dei vari negozi e il numero dei volantini distribuiti vicino a ogni negozio. Quindi diamo un peso specifico a ogni negozio in base ai propri ricavi e al numero di volantini che sono stati distribuiti vicino al negozio e ovviamente per un peso maggiore andiamo ad allocare un costo maggiore di marketing. Questo ovviamente è per il canale retail, quindi la parte solamente del canale di vendita solamente per i negozi. Ci sono altri costi, per esempio le spese di pulizia oppure la cancelleria, canoni di per esempio antifurti, software, cose del genere, che vengono invece allocati allo stesso modo su tutti i negozi aperti. Quindi qualsiasi negozio aperto, per esempio se ci sono 100 negozi aperti, un centesimo va allocato su ogni negozio per questi costi. Poi ci sono, per esempio, costi di logistica che sono puntuali e solamente per certi negozi, quindi abbiamo dei costi di logistica solamente per i negozi siciliani e calabresi,
Quindi anche qui andiamo ad allocare in parti uguali solamente su questi negozi. Infine, altri costi come assicurazioni o spese telefoniche, per questi utilizziamo i ricavi, quindi il peso del costo su un negozio aumenta se ha ricavi maggiori. Quindi queste sono tutte logiche di calcolo che implementiamo noi a sistema, con ovviamente su richiesta del business. Ora invece passiamo, vi faccio vedere il disegno. Eccolo qui, questo è il disegno del modello che abbiamo creato per questo progetto, quindi il modello di budget che viene utilizzato per la pianificazione annuale e le revisioni durante l'anno. Qui, come potete vedere, abbiamo un cubo al centro, parliamo di modelli multidimensionali. E ognuno di queste parti verdi che vedete sono una dimensione del modello. Questa è la parte per creare il reporting multidimensionale, abbiamo bisogno di tutte queste dimensioni di analisi. Quindi, per esempio, qui a sinistra potete vedere i centri di costo, con le tre aziende che ci sono e i negozi sottostanti, oppure gli account o i KPI, che hanno diverse gerarchie, quindi ci possono essere gerarchie per natura del costo oppure per destinazione. Il time è suddiviso per anno fiscale, trimestre e mese. Ci sono gli scenari invece che sono le dimensioni che ti danno il dettaglio per distinguere su cosa stiamo lavorando, quindi se è budget o revisione in questo caso. I manager sono i manager dei vari prodotti. I canali sono i canali di vendita di cui vi parlavo prima, quindi c'è la parte fisica, retail dei negozi, la parte online per tutte le vendite via web, la parte dei negozi affiliati o la vendita business to business. Il tipo articolo è un'informazione che dà all'azienda, dà un'informazione su cosa stanno verificando sul singolo prodotto. E mi spiego meglio. Su un prodotto vendono non solo il prodotto stesso, ma spesso vanno a vendere anche il trasporto oppure la garanzia. Quindi il ricavo e il costo di quel singolo prodotto viene aperto anche per tutte queste tipologie. Poi abbiamo tutta una gerarchia dei prodotti che sono suddivisi per categoria. E ogni categoria poi arriva fino al singolo prodotto. Il data type è una dimensione invece tecnica per la distinzione della trasformazione dei dati, quindi quando c'è un caricamento dei dati, in questo modo riusciamo a lasciare il caricamento pulito, tutte le lavorazioni successive le facciamo su dei data type diversi. Questo dà la possibilità quindi al business di guardare ogni sfaccettatura di ciò che abbiamo della reportistica, del lavoro che è stato fatto, e quindi di analizzare tutti i dati da qualsiasi punto di vista. Quindi possono fare, per esempio, un'analisi per negozio per verificare quali negozi stanno performando meglio e quali peggio. Possono anche fare un mix, quindi possono vedere quale prodotto sta lavorando meglio. Sta vendendo meglio online, rispetto a quello che vende meglio fisicamente. Quindi questo modello multidimensionale è quello che vedevamo prima nel processo EPM che porta a tutta la reportistica multidimensionale. Alla fine di questo progetto, che è andato molto bene, il cliente ha deciso di continuare con noi. Quindi ci ha passato, diciamo, la manutenzione sia di questo che avevamo appena creato che la manutenzione di tutti i sistemi EPM interni all'azienda. E quindi diciamo che siamo riusciti a vincere questa gara contro il nostro competitor e il cliente era soddisfatto e ci ha dato ulteriore lavoro. Questo succedeva allo stesso tempo anche per l'altro progetto e ci ha dato la possibilità a poco di aumentare il gruppo, di crescere in modo organico come gruppo e facendo appunto nuove assunzioni,
oppure c'è stato anche chi ha cambiato tecnologia, quindi è passato da una tecnologia ora con la SAP PPC per vedere qualcosa di diverso, ma tra l'altro abbiamo anche assunto in questo tempo 3 laureati dalla Sapienza, proprio nel nostro gruppo. E infatti ora siamo arrivati ad essere 9 in questi 2 anni e mezzo da un gruppo che non c'era proprio, piano piano siamo riusciti a crescere tutti quanti. E questo ovviamente ha portato anche, diciamo, a una crescita personale di ognuno di noi, perché personalmente mi ha portato poi a formare, i neolaureati, a prendere più responsabilità e quindi ha creato questa crescita organica sia nell'azienda, quindi un nuovo gruppo, nuovo lavoro su Roma, che è una crescita nostra professionale e personale. E questo ci ha portato al secondo progetto, sempre sullo stesso cliente, che era un assessment su tutto l'ambito EPM e un'analisi per un nuovo tool EPM. Questo era, diciamo, all'interno di un grande progetto del cliente, quindi la creazione di un nuovo sistema ERP, che diciamo esula un po' da questa presentazione, ma comunque sta per Enterprise Resource Planning ed è molto più la gestione quotidiana degli affari di un business. Però, diciamo, è un sistema che al quale si aggancia spesso e volentieri un sistema EPM, quindi stavano cambiando, diciamo, tutta la base della loro gestione quotidiana e questo andava poi ad inficiare tutti i loro processi e sistemi EPM. Quindi ci hanno chiesto di fare un assessment, e infatti qua lo scopo è proprio supportare l'ufficio IT in questa realizzazione di trasformazione digitale. Noi come Practice EPM seguiamo proprio la parte EPM, ma ovviamente ci ha portato a seguire un po' tutti i flussi perché abbiamo dovuto seguire anche ciò che succedeva in tutta la sezione ERP e abbiamo seguito un po' tutte le riunioni con tutti gli stakeholders da parte IT, ma anche tutti i vari dipartimenti, dal controllo e gestione, il marketing, la tesoreria e quant'altro per disegnare proprio tutta l'architettura di tutti i processi interni all'azienda e fare un po' da collante tra l'IT e la parte business. Normalmente la chiamiamo la parte business, ovvero la parte dei dipartimenti, in questo caso finance e gli altri. Questo assessment, diciamo, questo progetto l'abbiamo suddiviso in più parti. C'era una prima parte proprio di analisi di tutti i processi e tutti i tool per disegnare tutto la SIS, quindi tutta la struttura così com'era, e disegnare poi una roadmap per il futuro e capire come gestire il cambio sottostante e decidere quale sistema EPM implementare per questa azienda. La prima cosa, dato che il cambiare un sistema ERP è un lavoro così importante, è un progetto che richiede tanto lavoro, la prima parte era una parte transitoria, quindi era una gestione del cambiamento di ciò che c'era sotto, quindi proprio della base dell'azienda, e quindi gestire questo cambio per far funzionare comunque tutti i sistemi EPM. Per fare questo, ovviamente ci sono stati altri sviluppi, ci sono dovuti essere vari lavori sui sistemi esistenti, però siamo riusciti a staccare completamente il vecchio ERP e adesso in realtà stanno proprio nel momento, adesso mi sa 3 settimane fa, sono passati al nuovo sistema ERP. Sempre con i vecchi sistemi EPM. Questo perché? Perché si è bloccato un po' con il Covid, questo progetto è stato fermo per vari mesi ed è ripreso da poco. E quindi adesso ci sarà tutta la parte successiva, quindi tutta l'analisi di quali sono i sistemi migliori,
o quale sarà poi il sistema migliore per questo business, per scegliere un unico tool per aiutare e per creare un processo EPM nell'azienda. Qui abbiamo un po' il nostro progetto e l'approccio che abbiamo avuto. Sono stati fatti tantissimi workshop, come dicevo prima, con tutti gli stakeholders dell'azienda, a partire dall'IT, così come tutti i vari dipartimenti che avevano bisogno di un sistema EPM. In queste fasi abbiamo ottenuto le informazioni relative al nuovo modello di controllo, quindi tutte le richieste da parte dell'azienda per capire dove volevano andare, come volevano crescere. Poi c'è la parte di business process, quindi qui abbiamo dovuto lavorare anche con altri fornitori presenti in azienda, quelli che stavano lavorando sul processo ERP e l'implementazione del nuovo sistema ERP per capire dove andare a reperire sia le informazioni di cui necessitavamo per i sistemi EPM presenti sul cliente che per quelli futuri. Quindi c'era una valutazione sia degli impatti di oggi che gli impatti o il cambiamento sulle scelte future. A quel punto abbiamo seguito tutta la parte di architettura, quindi l'analisi dell'architettura as is e quella futura. Ovviamente anche quella transitoria, quindi c'è stato questo triplice passaggio, as is di oggi, il transitorio e poi il futuro. E da questo poi sono arrivati tutti, alla fine dell'assessment c'è stata tutta la valutazione rispetto alle best practice, la gestione del transitorio e tutta la parte dell'evolutiva, quindi la creazione del nuovo sistema EPM. In questa slide vi faccio, qui è solamente per far vedere sei i perimetri, quindi avevamo in alto a sinistra il fast closing e la chiusura mensile del consuntivo, qui in basso abbiamo i due processi di pianificazione finance che vedevamo ed era il primo progetto che abbiamo implementato sul cliente. Poi c'è la parte vera e propria di finance, dato che il cliente è ancora quotato in borsa, c'è tutta la parte dei principi IAS, la redazione del bilancio che poi deve essere anche comunicata all'esterno. C'erano dei processi di tesoreria anche qui, qui in realtà erano dei processi che non erano mai poi stati utilizzati, e poi c'era tutta un'analisi multidimensionale sulla. La chiamavano transparency, comunque la marginalità gestionale, quindi tutti i margini per singolo prodotto fino ai costi del trasporto. Questo era su un'altra tecnologia, ClickView, che abbiamo utilizzato sempre sul cliente. Qui vedo che sto andando un po' lungo, quindi questo un attimo la salto perché vi voglio anche far vedere il terzo progetto che ho seguito, che è iniziato durante il Covid, che ha complicato non poco le cose, ma questo per farvi vedere come ho imparato anche una nuova tecnologia, abbiamo fatto dei corsi di formazione e poi abbiamo seguito quest'ultimo progetto su un nuovo sistema, sempre della SAP, che si chiama SAP Analytics Cloud, oppure SAC. E ho cambiato anche industry, quindi questo progetto era nell'ambito energy, per un cliente nell'ambito energy, ed era per la pianificazione di tutti i propri acquisti, qualsiasi cosa, dalle piccole penne addirittura un elicottero, quindi veramente l'acquisto di qualsiasi cosa. E qui vi posso dire che l'azienda partiva veramente da un file Excel, una lavorazione in file Excel che girava tra tutti i dipartimenti, varie diverse persone del gruppo acquisti appalti e gestivano tutto così per poi fare della reportistica in PowerPoint manualmente. Quindi un effort, un lavoro manuale importantissimo e
diciamo, un margine errore veramente alto con il file Excel. Quindi questo progetto era un'automatizzazione di questa pianificazione degli acquisti che prima facevano annualmente, che adesso abbiamo portato a fare sui 5 anni, e un confronto costante poi tra quello che avevano pianificato e quanto poi effettivamente consuntivato. Quindi mano a mano, settimanalmente, che lavoravano gli acquisti, i contratti con i fornitori, potevano andare a verificare quanto avevano pianificato per quel progetto o per quel contratto e quanto effettivamente poi sono riusciti a stipulare. E questo ovviamente poi per arrivare a costruire invece degli strumenti di reporting e di analisi automatizzati e tutto online su questo sistema SAC. Quindi questo è stato un po' il percorso del processo. Siamo arrivati a zero, abbiamo dovuto fare varie discussioni, vari workshop con il gruppo Acquisti Appalti per imparare a conoscere il loro processo attuale, studiarci tutti i loro step e tutti i loro file, e quindi collezionare e fare tutta l'analisi. Da questo siamo andati a ovviamente disegnare il nuovo processo che ora vedremo, e disegnare il modello, il nuovo modello per il processo EPM, che poi siamo andati a realizzare, ovvero la seconda parte, Realize, quindi tutta la parte di sviluppo, mesi di sviluppo. Una volta fatto questo, ovviamente c'è stata tutta la parte di testing, quindi verifica da parte dell'utente che tutto ciò che avevamo implementato era quanto richiesto e che non ci eravamo persi nulla, non c'erano errori o quant'altro. E poi il lancio vero e proprio, che è il punto nel quale ci troviamo adesso. C'è stata tutta una parte di training per gli utenti, siamo andati live a febbraio e adesso siamo nella parte di supporto. Qui abbiamo dovuto gestire tre processi con vari diversi attori, che però abbiamo raggruppato qui in A&A, ovvero acquisti, appalti e BL, tutti i vari dipartimenti. C'è una prima parte di pianificazione che vedete qui in alto a sinistra, il PAP. Questa è la pianificazione quinquennale, quindi è il piano per i prossimi 5 anni. A questo punto cosa fanno? Carichiamo a sistema tutti i contratti in scadenza nei prossimi 5 anni, e i vari dipartimenti devono decidere cosa fare con questi contratti, se estenderli, rinnovarli, oppure non ne hanno bisogno, quindi li possono, a termine possono lasciarli andare, così come possono inserire dei nuovi contratti. Dopo che è stato fatto questo, parte il processo di Continuous Latest Estimate. Il latest estimate è un mix tra il consuntivo e la pianificazione. Quindi, questo ogni volta che che è stato stipulato un contratto e sale un contratto, questo ovviamente vige il contratto stipulato e le informazioni di questo vengono prese dal consuntivo, mentre tutte le altre informazioni per tutti gli altri contratti prendiamo il piano. E questo è un lavoro che sta in carico solamente al gruppo Acquisti Appalti, e gli aiuta a gestire tutta la lavorazione dei contratti, la stipulazione dei contratti, perché ogni settimana vedono anche quali contratti erano stati pianificati per quel mese e quali dei contratti devono lavorare e stipulare. C'è anche il processo di revisione, sempre in carico ai dipartimenti. Praticamente trimestralmente i dipartimenti possono fare degli aggiustamenti a quanto pianificato, quindi possono entrare nel sistema e lavorare, modificare il piano, quindi possono magari eliminare un progetto o un contratto che avevano pensato di necessitare, oppure aggiungerne nuovi, che non sapevano, di averne bisogno. A questo punto, poi, con tutte queste informazioni, arriviamo alla parte finale di reporting che li abbiamo automatizzato. Qui vi ho riportato un esempio, uno degli esempi più semplici, proprio un confronto
tra la pianificazione e il consuntivo. Quindi qui abbiamo le informazioni in blu dei tender, che sarebbero i contratti stipulati in gara, o i single source, che sono quelli stipulati in deroga, quindi con il singolo fornitore. Gli indicatori che vedete sono a sinistra c'è tutta la sezione di planned, comunque è la pianificazione il target annual value, quindi il valore che inserisce il dipartimento, quindi il valore che secondo il dipartimento ci sarà per quel contratto. Il planned contracts annual value invece è una stima da parte degli acquisti appalti di ciò che sarà effettivamente il valore per quei contratti. E in ultimo, quello che vedete in negativo è il plan tasse, ovvero il target annual sale. Quindi in questo caso, per 375 contratti da negoziare, che vediamo in alto a sinistra, l'ufficio acquisti appalti aveva previsto di poter fare 2 milioni e 9 di saving rispetto a quanto pianificato dalle business line. Nella parte a destra invece vediamo le informazioni di quanto è stato consuntivato, quindi abbiamo un'apertura anche per i contratti che non erano stati pianificati e abbiamo sempre gli stessi indicatori, solo che sono quelli effettivi, quindi i valori dei contratti effettivi e il saving effettivo. Quindi in questo caso il gruppo acquisti appalti è riuscito a aumentare il saving rispetto a quanto pianificato, ma sono stati stipulati meno contratti e per valori minori, come potete vedere. Penso di essere andato un po' a lungo, ma questi erano i tre progetti e a questo punto lascio la parola a voi per vedere se ci sono delle domande e risposte. Siamo qui per rispondere anche a qualsiasi vostra domanda. Allora, interrompo la condivisione e vediamo se c'è qualche Visto che domanda. ci sono in realtà già Sì. due domande, una è per te. Qualcuno ci ha scritto: buongiorno Arjan, puoi spiegare nello specifico cosa fa un management consultant? Sì, vedo allora, questa era prima della presentazione, non so se vi ho risposto. Esatto, sono arrivate tutte e due prima, quindi Sì. se qualcuno ha ancora qualche dubbio, magari approfondiamo. Sì, esatto. Quali sono le hard skills che servono? Allora, c'è tanto, sicuramente si impara tanto più che altro sul lavoro. Io devo essere sincero, ho studiato prima matematica, quindi di questi sistemi e quant'altro, non sapevo nulla. E ho imparato molto tramite training al lavoro e proprio sporcandomi le mani. Quindi non ci aspettiamo conoscenze di questi sistemi e quant'altro, ma questo è un expertise che vi passeremo noi. Ovviamente una conoscenza di qualche, spesso usiamo Excel oppure di un po' di script, per esempio usiamo SQL. Può essere solamente, diciamo, un extra, un pro. Penso di no. Rispondo io se Sì, volete vai. alle altre due domande. Ci sono due domande, una sulla possibilità di svolgere la tesi di laurea magistrale e una sulle ricerche di possibili neolaureati in economia. Rispondo insieme ad entrambe. Allora, per quanto riguarda i corsi di laurea di nostro interesse, essendo noi una società di consulenza informatica, in primis ricerchiamo comunque informatici, ingegneri informatici, matematici. Questo non esclude però che tantissime delle persone che fanno parte di TechEdge provengono anche da corsi di laurea di economia, di ingegneria gestionale o addirittura anche altri corsi quali fisica, chimica, ingegneria biomedica. Questo proprio perché come azienda non abbiamo alcun tipo di, diciamo, vincolo o paletto rispetto ai corsi di laurea di nostro interesse. Quindi
Dipende proprio da quelli che sono gli interessi dei candidati, quindi abbiamo persone appunto che provengono da corsi di ingegneria biomedica che si trovano insomma benissimo a svolgere il ruolo poi di consulente in ambito IT. Per quanto riguarda la possibilità di svolgere la tesi in azienda, assolutamente sì. Chiaramente valutiamo poi anche a seconda del momento in cui arriva la richiesta di poter svolgere la tesi, però in linea di massima noi effettuiamo stage curricolari, extracurricolari, anche con possibilità appunto di scrivere la tesi senza alcun problema. Uno dei nostri neolaureati in questi ultimi 2 anni proviene proprio da economia e aggiungo pure che ha iniziato a lavorare quando stava ancora finendo la tesi, quindi c'era stata anche questa possibilità. Esatto. C'è qualche altra domanda, curiosità? Sembra di no. Sembrerebbe di no. Rispetto a quello che vi abbiamo raccontato, c'è qualche curiosità, qualche dubbio? Posso magari solo aggiungere che ho anche lavorato con un ragazzo neolaureato in quest'ultimo, ne ho conosciuti un paio, ma con uno ho proprio lavorato, che è entrato dopo il lockdown, e quindi ci siamo ritrovati a lavorare senza che avesse mai visto l'ufficio, sempre online e quant'altro. E quindi diciamo sì, questa situazione diversa, questo ambito diverso in cui ci troviamo, ma spesso e volentieri proviamo anche a organizzare cose fuori dall'ufficio, cene e quant'altro, e ci si trova in un ambiente veramente, veramente bello dentro Tedici. Mi sembra che non c'è altro. No. Grazie a tutti per aver partecipato e per averci ascoltato. Grazie. Buon proseguimento di giornata e buon weekend a tutti. Buon weekend a tutti. Ok, io chiudo. Grazie mille, ciao Ciao, Arjan, ciao. ciao ciao.